Come si poteva lasciare Montemignaio senza intervistare Gabriele, fratello di Marcello, che poi fra l'altro è stato un corridore della Filotest? E poi abbiamo Fabio qua, il figlio di Gabriele, che adesso è nell'ambiente, è un grande personaggio perché è il massaggiatore di Pogacar, quello che lo scorso anno ha vinto il Tour de France. Scusate se è poco. Parte tutto da Montemignaio, eh. Allora Gabriele, corridore, perché Marcello era un grande, ti ha portato dentro. Marcello, hai fatto bene, hai fatto il tuo lavoro, hai corso per la Filotest, ma soprattutto sei stato uno dei grandi massaggiatori d'Italia. Sì, sì, infatti ho fatto 3 anni alla Filotest con Francesco Moser, che non era facilissimo ai tempi di quando è passato lì alla Filotest. E dopo 6 anni di professionismo ho fatto ancora 40 anni di massaggiatore, facendo 43 giri d'Italia, 22 di Francia e un'Olimpiade. 18 mondiali, molti con Alfredo. Quello di Cipollini. Anche, sì, sì. Il mondiale Cipollini e l'Olimpiade di Atlanta con Cipollini. Allora Gabriele, io ho un grande ricordo di te perché era alle prime armi, ci siamo conosciuti subito, poi conoscevo Marcello, tuo fratello, all'Arciano. Vince Giancarlo Tartoni, una grande speranza del ciclismo pratese, secondo Gabriele Mugnaini. Perché? Perché Tartoni era più veloce. Tartoni era molto più veloce di me. Io provai a fare un mezzo scatto del pollo, diciamo così, ma Tartoni ci infilò tutti e via. Però Toscani alle stelle, perché all'Arciano primo Tartoni, secondo Mugnaini, fu una grande festa. Sì, sì, grandissima giornata, è anche il mio miglior piazzamento da professionista. E poi va detto questo, Gabriele, l'ha già annunciato te, lavorare per Moser vuol dire fare il luogotenente, non fare risultati, fare solo un certo lavoro. Tu l'hai fatto bene per gli anni che ha corso, che poi ti hanno fruttato anche nella seconda attività. Sì, è vero, è vero. Stare con Francesco allora era molto grezzo, non aveva quelle maniere facili di lavorare con lui, però non c'era verso di sbagliare. Facevi quello che diceva tra Bartolozzi e lui e andavi avanti. Allora, concludendo il nostro discorso, Gabriele, io ero innamorato di tuo fratello perché a vederlo pedalare uno era innamorato, no? Rapporti agili, in salita sempre bellino. Ecco, di tuo fratello, cosa vorresti dire te? Lui ha tracciato la strada. Un grande corridore. Sì. Ti vedo emozionato, eh?